There's no place I'd rather be. Oggi siamo qui tornati in un nuovissimo video. Come potete vedere dalla mia faccia, sto veramente malissimo, quindi scusatemi se non sono truccata, sistemata come tutte le influencer di oggi, ma sto veramente a pezzi e quindi sto facendo questo video davvero con il cuore in mano per non farmi mancare nessun video su questo canale. Comunque oggi è grande di chi è, sono tornata qui in compagnia di Mamma Lama Show. Essendo che Mamma Lama Show ormai su Musical.ly non sta più tanto lavorando, per quale motivo, mamma, spiegalo? Perché mi hai proibito, però io torno. Ritornerò. Mai più. Oggi siamo qui appunto in tema Musical.ly o TikTok, anche se a me TikTok come nome fa sbrattare, quindi lo chiameremo Musical.ly. Andremo a vedere, a visionare i Musical.ly più trash del web. Essendo che avevamo fatto tempo fa, insegna mia mamma a fare Musical.ly, sì. Orribile. Oggi siamo qui invece per vedere le creazioni dei nostri utenti su TikTok. Io sinceramente Musical.ly, vi prego, non ce la faccio a chiamarlo TikTok. Adesso la sto cominciando di nuovo ad usare, dove faccio ad esempio degli audio, delle scene divertenti. Quindi il Musical.ly lo uso più come un YouTube, però con video di 15 secondi. Mi raccomando, seguitemi se volete andare a rubare qualche audio, qualche battuta, qualche frase da usare con i vostri amici e contro le persone che odiate. Venite assolutamente sul mio profilo Musical.ly, mi chiamo StevieShow02, tutto attaccato, tutto in piccolo. E niente, cercatemi, seguitemi, perché adesso sto cominciando a pubblicare un Musical.ly al giorno. Dovete seguirmi proprio per questo. Un Musical.ly al giorno, leva Mamma la mascio di Dorro. Prima di iniziare questo video però posso dire questa cosa? Certo. Volevo consigliarvi un'applicazione. Questa è per tutte le persone che passano le loro giornate, i loro pomeriggi a letto, ad annoiarsi, oppure le serate a non fare nulla. È un'app praticamente che ci consente di giocare assieme. Adesso seguite il tutorial per giocare insieme a me. Questa app si chiama Game, cioè G-A-M-E-E. Questo qui è il mio profilo. E voi dovete sapere che all'interno dell'app ci sono tantissimi giochi ai quali voi potete giocare in modo totalmente gratuito. Praticamente, adesso volevo avviare una cosina con voi. Io mi ci sono chiusa in questo periodo a giocare a Karate Kid 2. Lo scopo del gioco è praticamente questo, cioè ve lo faccio vedere in breve. Praticamente tu devi spaccare tutti i rami così, senza prenderlo. E davvero, ecco. Andata. Io già ero morta dal primo ramo. Io sono riuscita a fare 9000 punti. Ho avviato una battaglia. Per trovare questa battaglia accessibile a tutti, dovete semplicemente andare qui su Discover e vi spunterà tra le prime, oppure tanto aggiornando, la battaglia. Ogni battaglia dura 23 ore e 55 minuti, o comunque 24 ore. Quando avvierò una battaglia lo dirò sul mio profilo Instagram, quindi mi raccomando seguitemi sul mio Instagram, perché nelle storie ogni giorno vi dirò quando avvierò una battaglia, in modo che così possiamo giocare tutti quanti insieme. Non vi rimane soltanto che scaricare l'applicazione tramite i due link che sono presenti qui in descrizione, sia per iOS sia per Android, quindi tranquillissimi possiamo giocare tutti quanti. Oh mio Dio, ragazzi. Faccio meglio io fuori adesso ormai. Ma scusa, no, ragazzi. The problem. The problem say you is problem. Questo è quando non hai voglia di fare un Musical.ly, però devi registrare l'audio. Che cosa fa? Oh mio Dio. Ma che c'è in faccia? Oh mamma. Ah, pure il tatta c'è. No vabbè, fa paura questa. Ma che c'è che devo fare? Le anghie. Ma che è? Ma questo non è proprio cringe. Però... Chi c'ha la lingua dei sordomuti? Ah beh, questa è la lingua proprio. Amsterdam! Ma che fa? Che fa? Vedo fuck, ha detto. E basta. Vabbè, come montaggio la mano ci sta, eh? La montata per... Ma che fanno? La tipa dietro non sta facendo niente, sa? È un ragazzine. Ma sta così? Quindi diavoli. Vabbè, adesso direi che i miei sono meglio, però...
Di chi? Miei. Ma rosso lui, dai, un bambino. Ridiculous. Perché devi perdere la dignità a 6 anni? Io me l'ho persa a 14. Ma perché si mettono queste alghe in faccia? Perché sono degli emo, tristissimi, la vita di questi. Ma che senso hanno questi musei? Posso saperlo? Fanno veramente... Hanno tutti disegni qua. Ma perché? Ma perché si disegnano tutti addosso? Questo mi ha fatto male. Ma va bene. Comincio ad apprezzare i miei video. Veramente. Tu non cominci ad apprezzare un po' il mio talento. No, ti prego, stile. No, con LED. Oddio, no. Questa è una figata. Questo è figo. Questi li voglio. Di già. Ma c'è solo Natale, raga. Ringo bell, ringo bell. Questa soffre di vertigini. Non so chi è più cringe. Tanto la capocciata alla sorella. Smascellamento e basta. Odio quei capelli. No, non me lo aspettavo. No. No. Non è no. Vero. Non abbiamo visto la stessa cosa? Ah, beh, questa è bravina, eh? Ma perché mettono questi video? Ah, questo è triste, 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 è morto il gatto. Io lo ammazzerei questo. La piccoletta si è dimenticata, non c'è un domani, eh? Come si muove? Ah, no. Oh, è il top. Però è brutto, guarda. Nah. Oddio, ragazzi, se cosa mi mettono un loop, cioè mi arriva un qualcosa al cervello che davvero mi si spegne. Sta roba depression, boh, non la capisco. Ah, questi. Saggio di fine dell'anno. Spezza. Fine asilo. Davvero non hanno senso. Ah, che cos'è salito sulla sedia per sembrare più alto? Sì. Ma sono sempre incazzati tutti. Non lo so. 13 anni, 8 cioè, anni, sì. Incazzata sempre, nera. È vero, però. Fuckword. Ma che è? Quel pigiama è orribile. Cioè, appena lo apri, si apre la testa in due all'orso. Alright. Scusa. Giuona, che carina. Guardala. Da cuoca, già subito ho capito gli ingredienti. Ma guarda come si muove, ma ci farà tipo un anno, ma... Ma c'è un anno, dai, guardalo. Guarda quanto è depresso! Ma è una musica tutto gioia, dai! Di Justin Bieber, scusa Justin! Eccola, emo! Emo! Fate sì, amo! Emo! Eccoci qua! Siamo fuori musica anche noi adesso! Di chi è sta canzone? Ma che ne so, ma non lo so. Questa vecchia. Prova a non ballare. Impossibile. Sì, impossibile. Prova a non sbrattare. Prova a non sbrattare! Io e video! Prova a non sbrattare! Prova a non sbrattare che si dice! Umidare! Dai, mamma, devi seguire il musical! Quello che ha fatto! Oddio, sopracciglia!
No, ma col tempo, cioè la canzone è finita una settimana fa, lei ancora sta a fare video. Ah, ma è finito? Sono già 2 minuti. Porca miseria. Senza pietà. Potrebbe essere una giuria perfetta per X Factor. Noi facciamo concorso Y Factor. Fa proprio rate. Fa veramente schifo. Io ragazzi sono dell'idea che se sai fare il musical e ti puoi impegnare, ti meriti quello che hai. Ma se fai cose così e arrivi a 200, 300, 400 mila follower, davvero non ho mai capito l'algoritmo di Miss Glee. Però cioè contenuti così davvero non mi puoi dire che salgono di tendenza in un modo pazzesco, soltanto perché sono trash e per questo motivo la gente li guarda. Ragazzi, io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto. So che la presenza di mia mamma l'ha gradita in tanti, quindi fatemi sapere qui sotto, non lo troverete mai, facendomelo sapere con un commento se volete altri video con mia mamma e che video volete con mia mamma. Se volete una parodia con mia mamma, commentate con hashtag dignità. Detto questo, io vi mando un grande bacio. Vi consiglio di seguirmi su tutti quanti i miei social network. I suoi non li troverete mai perché tanto non la taggo. E niente ragazzi, noi ci vediamo come ogni lunedì e venerdì alle 15:30 su questo canale. Detto questo, vi mando un bacio enorme e vi do la buonanotte. Brava mamma. Ah raga, buonasera. Ok. Togli sta mano, basta, cioè, me lo fai chiudere.